Allora, siamo con Matteo Brenne e Mauro Piantoni. Cominciamo con te, Matteo. Grande discesa per te in slalom oggi. Sei rientrato alla grande. Raccontaci un po' com'è andata su questo tracciato qui a Foppolo. È andata benissimo, non me lo aspettavo. Beh, comunque è andata bene. Per te, con questa vittoria, ti avvicini al primo posto in classifica assoluta, che ricordiamo era il tuo grande obiettivo quest'anno. Era il mio grande obiettivo, sì. Speriamo di vincere. Ti senti più gigantista o slalomista? È dura, slalomista diciamo. Slalomista. Oggi, slalomista. Oggi hai dimostrato di essere un gran slalomista, tra l'altro. Bene, Matteo, passiamo a te, Mauro. Per te oggi un secondo posto di categoria. Allora, com'è andata? Raccontaci in questo slalom. I più forti purtroppo non sempre si può vincere, quindi oggi è toccato a lui e domani tocca a me. Però. Domani ricordiamo che c'è la combinata e quindi si assegnano parecchi punti per la classifica generale. Domani bisogna stare anche attenti perché c'è la MKE, quindi la gara a squadre, non bisogna sbagliare. Ecco, esatto, anche la classifica a squadre, avete già scelto una... avete già composto il team? No, sono squadre, sono segrete, domani mattina saranno solo domani mattina sono svelate. Posso farvi un'ultima domanda un po' curiosa? A chi vi ispirate degli atleti di Coppa del Mondo? Tu, Kostic. Matteo? Kostic, slalomista, giustamente, hai vinto oggi. Fenninger. Anna Fenninger, grande! Una delle più belle del Circo Bianco, tra l'altro. Devo ispirarmi bene. Ottima scelta, direi. Cazzo, inizia con la pirla. Va bene, ragazzi, vi ringraziamo, ci vediamo domani, in bocca al lupo. Ciao, ciao.